Dottoressa Ida Marino, ci eravamo lasciati con la festa finale di giugno, grande festa, nuovo anno, si riparte più forte di prima oggi. Sì, sicuramente. Quest'anno, a differenza degli altri anni, siamo partiti con qualche mese di ritardo, però come già detto, ripartiamo sicuramente più forti di prima e questo ritardo non ci fermerà, anzi ci permetterà di lavorare ancora di più e di impegnarci per recuperare questi mesi persi. Diciamo, la sezione primavera, come ben tutti sanno, accoglie i bambini dai 24 ai 36 mesi. Abbiamo tre sezioni con due maestre ciascuno e i bimbi all'interno sono 10 in totale su ogni sezione. Diciamo che la sezione primavera ha proprio la sua forza nel fatto di avere un personale formato al suo interno e diciamo, un numero ridotto di bambini che ci permette di lavorare meglio. Ringraziare l'amministrazione comunale per aver gestito, diciamo, questo ritardo in sinergia, la dottoressa Irene Orsino, responsabile coordinatore dell'ambito, insieme alla dottoressa De Luca e la dottoressa Agnese che si sono occupate, diciamo, della gestione del bando e della selezione dell'utenza. Grazie nello specifico alla cooperativa Raggio di Sole che permette ogni anno di poter continuare a gestire questo servizio. Raggio di Sole sul territorio non è nuovo, sta crescendo sempre di più. Ecco, quali sono gli obiettivi, diciamo, di base di questa cooperativa? Allora, noi come Raggio di Sole siamo una comunità che cresce sull'intero territorio nazionale e siamo a disposizione sempre del territorio per migliorare e mettere a disposizione i nostri servizi. Con la nostra azienda partner, Baby Garden, gestiamo anche il servizio di sezione primavera sul territorio di Casa Nocciola Terme, quindi siamo un'azienda che comunque cresce e continua a mettere, diciamo, le sue competenze e la sua professionalità a servizio della nostra isola.